Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Non parliamo da tanto del film su Five Nights at Freddy's, ma nelle ultime ore sono arrivate delle notizie alquanto interessanti che volevo riportarvi. Inizio col dire che questo film ha avuto una produzione alquanto difficile, ancora non sono iniziate nemmeno le riprese, partendo già dal regista che, se non sbaglio, era Chris Columbus all'inizio, almeno comunque era stato nominato Chris Columbus a un certo punto, ovvero il regista di i primi due Harry Potter, la pietra filosofale e la camera dei segreti, ma anche il regista di Mamma ho perso l'aereo. Poi ha abbandonato la barca, ha abbandonato il progetto, è stato nominato un altro regista e, se non sbaglio, è stato cambiato ancora una volta. Poi nell'ultimo video, che in realtà risale a mesi e mesi fa, ho parlato anche del possibile protagonista attore nel film facendo il nome di Nicolas Cage, perché effettivamente alcuni insider avevano fatto trapelare delle foto dal set di Five Nights at Freddy's e no, questi insider si sono semplicemente sbagliati, perché le riprese di Five Nights at Freddy's non erano nemmeno iniziate e quelle foto provenivano dal set di Willy's Wonderland. E la confusione è alquanto giustificata. Quello di cui parlerò oggi in questo piccolo video riguarderà solamente il cast del film, con quattro nuovi membri, ufficiali stavolta, perché alcune fonti abbastanza autorevoli ne hanno parlato, e anche il possibile inizio delle riprese del film. Sicuramente nelle prossime ore arriveranno anche altre notizie, di cui sfortunatamente comunque non parlerò in un video qui su YouTube, quindi se volete rimanere aggiornati in tempo reale su queste altre notizie, non solo su Five Nights at Freddy's ma su tutto il mondo nerd della cultura pop, vi invito a seguire il profilo Instagram Tickets for Nerd. Tanto c'è il link in descrizione, è abbastanza facile raggiungerlo, lì in tempo reale al secondo zero pubblico tutte le novità riguardanti il mondo nerd della cultura pop. Appunto, potrei scrivere di altre notizie su Five Nights at Freddy's, di cui non parlerei qui su YouTube, ma ripeto, non solo. Nella descrizione trovate anche i link degli altri miei social, Instagram, Twitter e TikTok, tutto in descrizione, assieme al link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate questo fantastico design. E se al momento del pagamento inserirete il codice il pensiero 4, avrete la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello, e queste calze vi costeranno 0€, perché infatti sarà un regalo del sito e del mio codice. Un grazie in anticipo se deciderete di supportare il canale in questo modo. Se invece volete semplicemente supportarmi gratuitamente, basta un like, una condivisione a chi volete, a chi è interessato al mondo di Five Nights at Freddy's se vuole sapere di più riguardo il film, qualche commento qui sotto per farmi sapere cosa ne pensate voi di queste notizie di cui parleremo fra poco, e magari anche un'iscrizione se vi trovate qui per la primissima volta. Oh, non dimenticatevi naturalmente la campanellina per rimanere sempre aggiornati. Come ho già detto, in questo video vi parlerò semplicemente del cast di questi nuovi quattro membri, quattro nuovi attori aggiunti, due li conosco, due ancora no, e proveremo a stimare un po' l'inizio delle riprese ma anche la possibile data di uscita del film. Iniziamo con i due membri del cast che effettivamente ancora non conosco, ovvero Mary Stuart Masterson, che dovrebbe interpretare una semplicissima villain, non si sa ancora qual è il suo effettivo ruolo, è ancora misterioso, ma abbiamo il nome di villain, e Piper Rubio, una giovanissima attrice che dovrebbe interpretare Abby, la sorella minore del protagonista. Gli altri due membri che invece conosco abbastanza sono Matthew Lillard, ovvero Shaggy di Scooby-Doo, i due film prodotti da James Gunn, e Stu di Scream, del primo Scream, e nel film dovrebbe interpretare un altro villain, anzi il villain principale del film, ovvero William Afton. E abbiamo anche Joe Sutcherson, ovvero Pita di Hunger Games, che nel film dovrebbe interpretare il fratello maggiore di Abby, quindi il protagonista, ovvero la guardia di sicurezza Mike Schmidt. Questi sono i quattro membri del cast svelati finora. Sicuramente arriveranno, ripeto, altre notizie, per questo vi ricordo di seguire Tickets for Nerd. Ma adesso, facendoci aiutare anche da alcuni rumor, proviamo a stimare l'inizio di date di riprese e con conseguente data di uscita del film. Intanto il film sarà prodotto da Jason Blum, quindi dalla Blumhouse. Il regista penso ci sia già, perché senza regista è difficile che venga rivelato il cast, anche se sinceramente sarei stato curioso di vedere un film su Five Nights at Freddy's diretto da Chris Columbus, e visti i precedenti prodotti della Blumhouse, questo potrebbe essere uno dei più costosi in assoluto, che è anche una sfida, perché solitamente i film della Blumhouse sono sempre dei successi, anche se non sono chissà che grandi film, perché per produrli spendono al massimo $10 e qualche lampadina, qualche bottone rotto, e incassano non tantissimo, ma comunque rapportati al costo incassano tanto. Però questo Five Nights at Freddy's dovrebbe essere uno dei più costosi in assoluto. Erano uscite delle foto del costumista che lavorava ai pupazzi per gli animatronic del film, quindi credo che più o meno siano abbastanza pronti, e se non sono pronti al 100% lo sono quasi, anche perché hanno avuto tantissimo tempo per lavorarci. Il 2022 sta finendo, siamo addirittura d'arrivo, mancano pochissimi giorni e si passa al 2023. Originariamente il film sarebbe dovuto uscire nel 2020-2021, immaginate, e secondo alcuni rumor provenienti non da insider esattamente affidabili al 100%, ma qualche volta hanno azzeccato, le riprese potrebbero iniziare nei primi mesi del 2023. Non c'è un mese esatto, ma penso un febbraio-marzo. Solitamente le riprese di un film di questo genere durano
dai 5 agli 8 mesi, senza contare naturalmente possibili problemi che potrebbero avvenire, e quindi tenendo conto anche della post-produzione tra montaggio e VFX, quindi CGI, perché sicuramente ci sarà la CGI, possiamo aggiungere altri 2-3 mesi, quindi il film non arriverà prima del 2024. Abbiamo ancora un bel po' da aspettare, ma magari le riprese dureranno pochissimo, ci sarà una sorpresa, le riprese erano già state fatte da Chris Columbus in qualche modo e hanno cercato solo di aggiungere qualcosina, qualcosa del genere che non avverrà mai, quindi come possibile data di uscita aspettatevi semplicemente un 2024, non prima assolutamente. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi, sia del cast, dei 4 membri del cast, ma anche della data d'inizio di riprese e della data d'uscita. Io vi ricordo ancora una volta che in descrizione qui sotto trovate il link di Tickets for Nerd, il link dei miei social, il link di Pampling, codice il pensiero 4 per supportare il canale e avere un paio di calze gratis. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude, ciao!